viva Viareggio! Che là, che là, che viene dal mare, e viva il carnevale! Vedremo più tardi, quindi un lavoro che continua e continua. Buon pomeriggio in diretta dalla cittadella del Carnevale, è un pomeriggio di sole, di festa qui nella piazza Burlamacco, dove davvero si respira l'aria di Carnevale. Manca davvero pochissimo all'inizio di questa edizione della nostra manifestazione, sabato 27 gennaio la prima sfilata, e sarà la straordinaria prima occasione per vedere le meravigliose opere di cartapesta realizzate dai maestri costruttori. Noi ci troviamo qui in cittadella e lo saremo insieme per tutto il pomeriggio, perché questa è l'ultima puntata di Conto alla Rovescia, il programma che ho avuto il piacere di condurre insieme a Daniele Maffei, che tra poco ci raggiunge, un programma che vi ha tenuto compagnia nelle domeniche invernali, dandovi delle anticipazioni su quelle che sono le costruzioni che vedremo sfilare sabato prossimo. E l'ultima puntata, come già lo scorso anno, la vogliamo realizzare qui in diretta dalla cittadella per raccontarvi quello che succede ad una settimana, poco meno di una settimana dall'inizio del carnevale, ovvero la grande partecipazione di pubblico qui alla cittadella, gli ultimi ritocchi da parte dei maestri costruttori. Insomma, vogliamo raccontarvi le emozioni che precedono l'inizio del carnevale. Ma il primo collegamento lo facciamo da un circuito allestito dentro piazza Burlamacco, ed è il circuito del carnevale in miniatura, che come potete vedere fedelmente rispecchia quello che è il circuito che è in ormai fase di completamento sul lungomare. Abbiamo i carri già posizionati, carri in miniatura realizzati dall'associazione Carnevale in Miniatura, ci sono anche le torri faro per illuminare le costruzioni nei corsi notturni, e ovviamente abbiamo il momento clou, che è il momento dello scoppio del cannone, che noi vi racconteremo tra pochi minuti in diretta. Pensate, c'è anche l'orologio di Piazza Mazzini, l'orologio del lungomare riprodotto fedelmente da questi appassionati di carnevale che realizzano le costruzioni in miniatura, tutte schierate. La prima costruzione la vediamo là dietro ed è ancora coperta, perché è il nuovo carro che arricchisce la collezione dei carnevali in miniatura. Noi ci troviamo in quello che è il quartier generale, il punto di partenza del circuito. C'è il collega Daniele Maffei, che poi lascia il microfono della piazza e ci raggiunge per condurre insieme questo pomeriggio di festa. Burlamacco Ondina e poi Burlina, che è la maschera realizzata appositamente dagli amici del Carnevale in Miniatura. Burlamacco Ondina, tra l'altro, sono stati oggi protagonisti della giornata dell'associazione Ti Amo, della maratona che si è svolta sul lungomare, e ci hanno raggiunto a bordo della Burla Car, che vedrete scorrazzare in questi giorni in passeggiata. Ma ci siamo al momento clou dell'inizio del corso dei carri in miniatura, gli squilli di tromba, l'alza bandiera, come ogni rituale carnevalesco prevede, la coppa di champagne. Ecco che la Burlamacca sta per raggiungere il pennone del circuito. Eccola, ed è scoppiato il colpo di cannone. E come per magia inizia questa sfilata dei carri in miniatura. Eccolo qua, il secondo. E adesso arriva il terzo e parte la sfilata. Eccolo. Eccolo, ora è il momento di scoprire questa costruzione, la nuova costruzione che arricchisce la collezione ed è la riproduzione di quello che non vorrei vedere, il primo premio di Massimo Breschi del 2015, realizzata dagli artisti del Carnevale in Miniatura. Thank you.
E come nel carro che realizzò Massimo Breschi, la costruzione, anche nella sua riproduzione in miniatura, gira per proporre i due lati, il lato del momento della pedofilia, eccolo qua rappresentato da questo mostro nero, come poi era nel carro di Massimo Breschi. Un carro che lanciò un messaggio forte e che convinse il pubblico emozionandolo con quelle straordinarie emozioni che riuscì a regalare durante la sfilata. Ed ecco Daniele Maffei, il mio compagno di viaggio nel corso delle puntate di Conto alla Rovescia. Ci troviamo in diretta come sempre per la chiusura della nostra trasmissione e per dare il via al carnevale. Sì, come tutti gli anni ci troviamo per la nostra chiusura di Conto alla Rovescia. Come da tradizione abbiamo il mini corso mascherato, ormai sono 6 anni, e poi cominceremo a girare la cittadella insieme e scopriremo le ultime cose, le ultime novità, gli ultimi lavori che mancano da parte dei nostri maghi, no? Avremo anche tanti amici che ci verranno a trovare durante la nostra chiacchierata in diretta per raccontare alcune curiosità, alcuni appuntamenti che fanno parte del programma del Carnevale. Programma del Carnevale che voi potrete trovare in questo Save the Date, che è il formato tascabile, un piccolo libro in cui ci sono tutti gli appuntamenti giorno per giorno del Carnevale di Viareggio 2018. All'interno, a metà del libro, c'è anche la piantina per poter vedere tutte le strutture e le attrazioni all'interno del circuito. Ovviamente ci sono i bozzetti delle costruzioni raccontati, spiegati per comprendere ancora meglio il significato delle opere, e poi tanti appuntamenti che sono gli eventi collaterali al carnevale, dagli spettacoli pirotecnici alle feste rionali, alle serate di teatro dialettale nei teatri cittadini, fino a parlare dei grandi appuntamenti sportivi che arricchiscono il calendario del nostro carnevale. In copertina, come vedete, la costruzione che ha vinto lo scorso anno, Frontiere di Alessandro Avanzini. Eccolo qua il Save the Date, che è in distribuzione gratuita alla Fondazione Carnevale, ma anche presso le strutture ricettive, bar, alberghi, pizzerie, ristoranti della città. Insomma, un libretto pratico, comodo, dove poter trovare tutti gli appuntamenti del carnevale. Allora comincia la sfilata, quindi il primo carro avanza da questa Piazza Mazzini in miniatura, Piazza Mazzini in miniatura. Eccolo, quello che non vorrei vedere di Massimo Breschi, il primo premio 2015. Come già detto te, un gran lavoro, perché si gira completamente, il carro è proprio riprodotto al 100%. Tutti lavori che si muovono meccanicamente, a differenza dei carri del carnevale di Viareggio, dove ancora prevale la tradizione dei movimenti manuali. Mi trovo con il presidente dell'associazione, Mariano Santini, dell'associazione dei carnevali in miniatura. Ogni anno ci regalate una chicca nuova. Sì, quest'anno, quando riusciamo, anche due costruzioni nuove. Quest'anno una un po' in ritardo. Comunque siamo riusciti a ricostruire il mitico carro di Massimo Breschi, da un'idea di Arnaldo Galli, per giunta, che è stato anche l'unica volta che l'amico Massimo è riuscito a vincere. È stato un bellissimo carro per ora, e spero, ne auguro tante vittorie, perché è giovane e se le merita. E quel carro ci ha impegnato tantissimo, perché come avete visto c'ha una marea di movimenti dentro. Ci sono 6 motorini che si alternano facendo tutti i movimenti, 2 piccoli amplificatori, 6 altoparlanti. È diventato pesante, quasi come quello vero. Ecco, quanto lavoro c'è dietro la realizzazione di un carro in miniatura? Ma il tempo non lo misuriamo mai, perché sarebbe una follia. Ci vuole tanta passione e tempo ce ne va tanto. Quello lì era già stato cominciato l'anno scorso, poi non siamo riusciti a finirlo proprio per questioni di tempo. E quest'anno siamo impegnati, lasciando un dietro l'altro, che sarà una costruzione un po' vecchia di... Così lo anticipo. Una costruzione un po' vecchia di Luigi Verlanti, per omaggiare, stiamo lavorando a quello. Quanti sono gli associati? Gli associati sarebbero 10, però che ci si lavora effettivamente 5, quando 5, 6, non di più, che altri fanno altri lavori. Uno dei nostri soci è il presidente del Carneval d'Arsena, che chiaramente non,
possiamo chiedere di impegnarsi a fare le costruzioni, ci aiutano in altre maniere. Ma invece chi volesse avvicinarsi all'associazione come può fare? Ma basta che chiami il numero che è dietro a tutte le cartoline pubblicate. Beh, parla con me, ho voglia, ben vengano, anche bambini. Come vedete abbiamo un piccolo Leonardo di 10 anni che già il secondo anno, il terzo addirittura, che guida trattorini. Fa piacere, poi come fa piacere vedere che anche le scuole, da 15 anni in poi che abbiamo cominciato noi, hanno cominciato tutte le scuole a fare piccole calettine di costruzione. Si sono un po', abbiamo dato il là, diciamo, per una cosa che potrebbe essere una cosa bella per Viareggio. Grazie Presidente. Il lavoro nelle scuole è fondamentale, perché poi le scuole sono, nelle scuole ci sono i ragazzi del futuro, e che quindi la passione del carnevale possono già vivere da piccoli e poi portarla avanti da grandi. Ci sono, magari ci saranno i costruttori del futuro, chi lo sa? Ma sicuramente sì, poi lo sai, come tradizione a Viareggio un po' tutti i bambini, no, hanno questa voglia di ricreare i carri allegorici. Io lo facevo. Ma un po' tutti, le sfilate. Poi chi non era bravo come me con le mani lo faceva con le cartoline, ma insomma tutti si provava o con i Lego o con la carta a calco a ricostruire i carri. È una tradizione che continua ancora i bambini cercano di imitare i maestri, e poi da lì sì, nascono anche i futuri maestri, perché poi all'interno di queste scuole ci sono poi i futuri maghi del nostro carnevale. Tra l'altro, Daniele, voglio cogliere l'occasione per ricordare che c'è un concorso che la Fondazione Carnevale, insieme all'ufficio al provvisorato, agli studi di Lucca e di Massa Carrara, ha bandito per le scuole, in base all'ordine, al grado e anche al percorso per quanto riguarda le superiori, possono partecipare a questo concorso preparando degli elaborati a tema carnevale. Qualche esempio: l'Istituto Alberghiero potrà proporci una ricetta per il carnevale, l'Istituto per il Turismo potrà proporre degli slogan pubblicitari. Insomma, ogni scuola in base al proprio indirizzo potrà partecipare. Parlo delle scuole superiori, ma ovviamente aperto anche alle elementari, alle medie, con la possibilità di proporre degli elaborati che vanno dal bozzetto per il carro a anche un costume, una coreografia per partecipare al carnevale. E ci sono già tantissime adesioni, ma ovviamente poi vi invito ad andare sul sito del carnevale, ilcarnevale.com, per scoprire ulteriori dettagli. Abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa pubblicitaria. Inviterei Giampiero, se possibile, a fare una panoramica sul pubblico che sta assistendo alla sfilata dei carri in miniatura, ma al pubblico che sta anche arrivando qui alla cittadella, complice questa bellissima giornata di sole, complice la voglia di carnevale che ormai davvero si respira in tutta la città, complice anche la curiosità di scoprire in anteprima le costruzioni allegoriche che ormai davvero sono quasi ultimate. Insieme faremo questa camminata di hangar in hangar, permettendovi di vedere il lavoro di questi ultimi giorni. Raggiungiamo Daniele, che tra l'altro sta coinvolgendo un amico anche della Fondazione Carnevale, Alessandro De Plano, autore di tantissimi bei video che potete vedere sulla pagina Facebook del Carnevale, tra l'altro veramente seguitissima. L'hanno girata tutta Italia, anche insomma. Ciao a tutti, con due microfoni, ma un personaggio importante. E sono contentissimo, stavo guardando in giro anche la qualità dei carri, ho fatto tante anteprime, e quest'anno sono delle opere fantastiche, sia in prima che in seconda categoria sarà una bella lotta, e si debutta sabato, insomma, un esperimento secondo me che in notturna, che poi 3 sfilate su 5 quest'anno, ma è successo. E quello che diceva Alessandro ci permette di ricordarvi quello che è il calendario del Carnevale di Viareggio. Noi cominceremo sabato prossimo, il 27 di gennaio, con la prima sfilata. Una sfilata che comincerà nel tardo pomeriggio. C'è prima la cerimonia di inaugurazione con l'alzabandiera e poi lo scoppio del cannone. È una novità assoluta quella di unire cerimonie di apertura e corso mascherato, anticipando la sfilata al sabato. Sarà una sfilata edizione serale, comincerà nel tardo pomeriggio, andrà avanti fino alla sera,
con il debutto dei carri e delle mascherate sotto le luci dei riflettori. E poi a conclusione del primo corso mascherato il grande spettacolo piromusicale, uno spettacolo che vedrà i fuochi d'artificio praticamente coreografati con una colonna sonora molto particolare e molto suggestiva, e saranno firmati dalla ditta Morsani. Poi il carnevale ritorna nelle altre date, che sono due domeniche, il 4 e l'11 febbraio, per due sfilate in edizione diurna tradizionali. Si comincerà alle ore 15, si andrà avanti fino a dopo le 18. E poi il corso del martedì grasso, che sarà in edizione notturna, perché comincerà alle ore 15. E poi il gran finale sabato 17 febbraio con il corso notturno di chiusura. Cominceremo anche in questo caso alle ore 15 e poi 17. Alle ore 17, scusate, e poi termineremo con lo spettacolo pirotecnico subito dopo la lettura dei verdetti delle giurie. Di chiusura. Allora, abbiamo ancora qualche minuto prima della... Due minuti. Allora, io voglio coinvolgere subito il primo amico che è venuto a trovarci, Mario Bindi, che quest'anno... Buonasera Mario, benvenuto. Quest'anno sei in pista con la canzonetta, ma in modo particolare, che cosa proponi? Ma innanzitutto abbiamo inventato così, mi è venuto in mente, la giornata delle canzonette. Perché? Perché sono due... gli spettacoli della canzonetta, uno giovanile e uno più senior, diciamo, molto più legato alla tradizione della canzonetta, come da anni a Viareggio c'è la tradizione. Il 28 di febbraio, ovvero il giorno di gennaio. Quindi domenica prossima, mi sbaglio sempre, e ci sarà, non c'è il corso mascherato, allora abbiamo detto facciamo la giornata delle canzonette. Il pomeriggio alle ore 17 il nostro gruppo Carneval d'Arsena Show Junior praticamente farà uno spettacolo di ragazzi che è intitolato Giosalpino il folletto viareggino. Noi abbiamo un personaggio grande quale Franco Anichini, che ha scritto un libro per bambini che si intitola Giosalpino il folletto viareggino. Beh, io ho fatto la sceneggiatura, l'ho ridotta a livello teatrale, abbiamo un ballerino professionista che si chiama Alessandro Viviani che ci dà una mano, la Beatrice Cinquini conosciuta a Viareggio, e abbiamo inventato questo spettacolo che è praticamente un mini musical. Perché? Perché si dice tanto che bisogna ricominciare dai bimbi, ma bisogna starci con i bimbi e bisogna farlo. Quindi questa è la prima canzonetta. La sera la canzonetta nostra Sogno di una notte di metà carnevale, con testi di Maria Urso, Andrea Pinucci e Maria Vittoria Nardini, ed è una canzonetta sketch di tipo tradizionale, perché il Carneval d'Arsena Show è sempre intento a mantenere il vernacolo viareggino. Allora, siamo in pubblicità, sta per andare la pubblicità, ricordiamo brevissimamente domenica 28 gennaio dove? Al Teatro Auditorium Caruso alle ore 17, Giosalpino il folletto viareggino, canzonetta dei bimbi. La sera alle 21:15, Sogno di una notte di metà carnevale, è la canzonetta vera e propria sketch del Carneval d'Arsena Show. Grazie Mario, linea alla regia. Evviva, evviva il carnevale! Caro Mazzi, siamo tornati in diretta e ho trovato anch'io il mio save the date. Pensavi che non ce l'avessi? Ce l'ho! Questa è una guida fondamentale per tutto il carnevale. È importante per il carnevale. Siamo davanti al carro di seconda categoria di Borri Patalano. Siamo quasi arrivati alla fine, Andrea, perché vedo che il carro è quasi completo ormai. Sì, da quello che vediamo la costruzione è praticamente finita, mancano gli ultimi ritocchi sulle scale, ma l'impianto della costruzione è pronto. Vediamo il nostro Antonino Cannavacciuolo, protagonista della costruzione, una satira carina, divertente, satira politica, con il Cannavacciuolo che è chiamato a risolvere i problemi dell'Italia come se fosse l'Italia una grande cucina e lui fosse il cuoco, il commissario che deve salvare questa cucina da incubo. Mutuando il titolo dalla sua trasmissione, il carro si intitola Rifiuti da incubo. L'hangar di Borri Patalano è condiviso con i giovani costruttori delle maschere isolate. Le maschere isolate sono la palestra dei futuri maestri e qui ne abbiamo tre, se non sbaglio, tre maestri che lavorano qua. E poi Andrea, noi le maschere isolate nelle nostre puntate quest'anno abbiamo fatto vedere soltanto i bozzetti, quindi importante trovare qua
i ragazzi che poi, come dicevi te, sono i futuri maghi del carnevale, per scambiare qualche battuta anche con loro. Qua c'è Matteo Rasciti che è intento alla conclusione della maschera. Come sta andando, Matteo? Molto bene, diciamo, siamo quasi alle battute finali, ora iniziamo col colore. E niente, c'è l'emozione un po' di completare il lavoro e di lanciare il messaggio che un po' mi ero prefisso un po' nel bozzetto, ecco. È davvero un mondo ego? Ma sì, secondo me questa società è un po' malata di narcisismo sotto questo punto di vista, quindi quest'anno lo sento molto questo tema, perché più che altro è una riflessione che ci tocca da vicino, ecco. Hai già partecipato al Carnevale di Viareggio, ma quest'anno c'è questa novità del concorso, no? Sì, quest'anno è il primo anno in concorso e per me è comunque un sogno, no? poter partecipare da un lato, e dall'altro una grande presa di responsabilità, perché ovviamente si cerca di fare il meglio, dato che comunque ci sarà un triennio abbastanza impegnativo e una bella competizione, tanti bravi artigiani, ecco, tanti bravi artisti. Buon lavoro. Grazie, buona giornata. Continuiamo la nostra camminata all'interno di questo spazio dedicato ai giovani artisti della cartapesta. Qui troviamo Mano d'Opera, che è la maschera isolata di Gabriele Libero Balderi. Manca il colore, ma insomma la struttura c'è. E poi abbiamo invece un debuttante, Andrea Giulio Ciaramitalo, che ci presenta la zecca dello Stato. Eccola qua la zecca. Sì, è questa, ed è alquanto affamata di monete e anche dei sogni degli italiani, praticamente. Che il sogno dell'italiano è quello di avere un paese migliore, solo che in questo momento, diciamo, anche di coltivare i propri sogni e i propri interessi, solo che in questo momento è un po' difficile perché c'è lo spettro di un'economia e di politiche economiche troppo opprimenti. Sente questo fiato sul collo che è molto pesante come situazione. Senti, è la tua prima maschera isolata in concorso, che emozione si prova? È un'emozione incredibile, sia da quando ho presentato il bozzetto, da quando ho messo piede in cittadella, e poi ora che... Però il periodo più emozionante di sicuro è adesso, perché si sente l'aria di carnevale, sono tutti gli hangar aperti, e c'è la gente che viene a salutare, porta qualcosa, quindi è bellissimo. Cioè, secondo me il carnevale proprio nasce qua. Bene, in bocca al lupo per il carnevale. Poi ricordiamo che Andrea è anche l'autore della canzone ufficiale dell'anno passato dentro a una conchiglia con Lorenzo Ghiselli, e qua abbiamo ormai un maestro della cartapesta, Daniele Chicca, da tanti anni all'interno del carnevale, manca davvero poco, come va Daniele? Ma insomma, cerchiamo di fare il meglio possibile per finire in tempo e nel miglior modo possibile. Ora siamo alla testa, che è la cosa più importante, dopo è tutto in discesa, via, diciamo così. Da dove è nata l'idea? Ma perché quest'anno volevo abbandonare un po' la tematica della guerra, la solita politica, e volevo fare più una cosa di satira sociale. E però nel contempo fare anche un omaggio a Paolo Villaggio, che era scomparso da pochi mesi, e quindi ho cercato questa assonanza tra le pensioni. Siccome Fantozzi aveva fatto un film, Fantozzi va in pensione, io ho fatto Fantozzi non va in pensione, perché anche lassù, se si continua di questo passo, non andremo mai in pensione ma lavoreremo anche lassù. Chi meglio di lui può impersonificare questa cosa? Daniele, un amore il tuo per il carnevale a tutto tondo, perché non solo la carta calco, no? Sì, le canzoni, collezioni di carnevale, insomma, diciamo è un po' una follia a tutto tondo, via. Che poi sei il cantante della canzone ufficiale del 2015, ricordiamolo. Sì, quest'anno sono in gara di nuovo con un'altra canzone, vediamo come va a finire, via. Buon lavoro, Dani. Grazie, ciao a tutti. Andrea, abbiamo quindi concluso questo spazio qui all'interno dell'hangar con esatto, ma intanto mentre noi raggiungiamo un altro hangar vogliamo ricordare le date dei carnevali rionali. Si comincia, ed è la novità, domenica prossima qui alla Cittadella del Carnevale, esattamente dalle ore 15 in poi, si comincia con il Rione Croce Verde, che
eccezionalmente ospitato qui in piazza Burlamacco. Poi si andrà avanti con il calendario più tradizionale, ovvero con il secondo fine settimana, che è quello del Rione Marco Polo, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 febbraio. Poi il 3 febbraio però c'è anche il pomeriggio, la festa per i bambini al Gran Teatro Puccini, organizzata dal Rione Torre del Lago. E poi c'è il Carnevale d'Arsena. Sì, Carnevale d'Arsena, e poi l'altra novità è il Rione Vecchio e Viareggio per i bambini, anche quello in Cittadella. Verrà fatto anche il Rione Vecchio e Viareggio il giorno di giovedì grasso, giovedì l'8 febbraio, in Cittadella, e poi dopo chiuderà la d'Arsena dal 9 al 13 febbraio. Come da tradizione, il Carnevale d'Arsena chiude il Carnevale rionale. È comunque un programma intenso, importante, che rispecchia quello dell'anno scorso, e questo è importante nel proseguimento di questa tradizione. Bene, bene, allora andiamo a raggiungere un altro hangar, andiamo a vedere che cosa possiamo raccontarvi. Come vedete, qui davanti al sole, a beneficiare di questo straordinario sole, ci sono gli elementi che sono verniciati di fresco in attesa di una rapida asciugatura che questo sole primaverile assolutamente garantisce. Allora, accanto a questo hangar c'è l'hangar di Silvano, di Alessandro Avanzini, che è il campione in carica, perché ha vinto lo scorso anno con Frontiere, e quest'anno Alessandro Avanzini ci propone un'opera completamente diversa. È una citazione letteraria, si parla di Aspettando Godot, l'opera di Beckett che è stata reinterpretata, e tra l'altro abbiamo la fortuna di vedere proprio le prove dei movimenti della testa del clochard che è protagonista del carro. Eccolo qua. Fino a 2 secondi fa si muoveva, probabilmente siamo arrivati con qualche secondo di ritardo. Stanno provando i movimenti. Stanno provando. Anche Alessandro con tutta la squadra tecnica che sta provando i movimenti della costruzione. C'è anche Chiara Cinquini che segue le coreografie, che sta anche lei provando. Siamo proprio alle prove generali, perché come sappiamo, come ha già detto Andrea, sabato si parte, quindi vengono provati nella prima categoria del campione in carica sia i movimenti che la coreografia. Ecco, sta ripartendo la prova della testa, eccolo qua, che si sta alzando, del clochard che è protagonista della prima categoria Aspettando Godot. Ecco, il tema del carro è l'attesa. L'attesa è la protagonista della costruzione di questa opera, che si ispira all'opera di Samuel Beckett. Al centro del carro la figura di un gigantesco clochard, mentre l'albero sul proscenio è il testimone della vita vissuta. I simboli poi della luna e del sole, che vedremo nel corso della sfilata, simboleggiano la circolarità del tempo. È di fatto un'allegoria sui nostri tempi, in cui si vive nella vana speranza di un cambiamento tanto atteso che però non arriva mai. Abbiamo detto appunto che ci sarà la coreografia di Chiara Cinquini, che lo scorso anno ci ha molto emozionato. Sì, che l'anno scorso tutto il gruppo di Chiara su Frontiere ci ha emozionato, ma la novità di quest'anno che Chiara sarà sempre attaccata con questa corda elastica all'albero protagonista del carro, quindi un impegno ancora maggiore rispetto all'anno passato, perché comunque stare, Andrea, 3 ore attaccati senza mai potersi fermare a una corda del genere non è sicuramente facile. Noi continuiamo adesso, sì, il nostro viaggio. C'è un'amica del Carnevale, un'amica di Viareggio, una scrittrice, giornalista, scrittrice famosa, Elena Torre, che abbiamo sorpresa mentre ammirava il carro di Avanzini. Certo, per forza, tappa obbligata, domenica prima del primo corso bisogna assolutamente venire in Cittadella, anche per questo antipasto. Hai dato già un'occhiata alle altre costruzioni, le conosci, immagino? Sì, ho dato un'occhiata, ero molto curiosa e vorrei aprirle tutte, dico la verità, però ecco, diciamo che siamo davanti a un carro che mi emoziona particolarmente. Poi i miei gusti in fatto di carristi si sa, io amo le Big e amo Avanzini in ugual misura, quindi ogni anno è sempre un grosso dilemma. Posso fare una domanda? Come mai lei è sempre bella, intelligente, simpatica,
cioè c'ha questi tutti i doni, diciamo, tutti i doni. Ma diciamo che essere nata in una città come quella di Viareggio è un bel vantaggio, diciamo così. Lo sai che li voglio bene, no? lo so, perché condivide con me questi nobili Natali. È vero. Buona giornata, cara. Grazie, buon lavoro a voi. A lei. Ci vediamo sul mare. Ci vediamo presto. Sul lungomare. Si viene a mare. Sabato. Viene? A partire da sabato. Io non so, devo vedere, forse vengo. Forse. Io credo che la incontrerò, così, però. Guardiamo. Buon lavoro, fanciulli. Ciao, amore. Grazie. Ciao. Continuiamo il nostro viaggio all'interno della cittadella. Andrea, davvero tanta gente oggi, sì, in questa domenica di sole. La settimana era davvero un tutto esaurito qui in cittadella e già ieri era davvero pienissimo. Questo sole primaverile invoglia tutti a venire qui in piazza Bullamacqua a scoprire le anteprime delle costruzioni allegoriche. Aspetti che ho trovato un mascheratista isolato che... Scusi? No, siamo in diretta. Come mai lei non sta lavorando oggi? Ho finito. Ha finito tutto? Sì, ho finito tutto. Parliamo. Davis, parliamo un attimo del tuo lavoro del Carnevale 2018. Tutto bene, è andato bene, è concluso. Spiega un po' ai nostri telespettatori dove nasce l'idea e cosa rappresenterai da sabato in passeggiata. Ma sai, dove nasce l'idea è difficile da dirsi, perché le idee non nascono mai dall'oggi al domani, sono cose che uno si porta sempre dietro un po' di tempo prima, poi le studi, le come si può dire, le metabolizzi un po' e quindi poi dopo si concretizzano nell'idea finale, quindi una data precisa non c'è, ogni lavoro ha una sua gestazione molto lunga. E però adesso oggi mi prendo un po' di riposo perché ho finito, sono nei tempi giusti e quindi sono tranquillo, dai. Sono contento anche del lavoro che ho fatto, perché credo che sia venuto un bel lavoro, quindi dai, ci siamo, su. Un omaggio a uno dei più grandi registi non italiani della storia mondiale del cinema. Sì, sicuramente sì, perché Fellini è conosciuto in tutto il mondo. Tra l'altro ieri era il suo compleanno e quest'anno è per Fellini un anno importante, perché sono i 25 anni dalla morte di Fellini, quindi è un anno particolare. A Rimini ha riaperto il cinema Fulgor, che è stato il cinema dove Fellini ha visto il suo primo film, e quindi è un anno importante per Fellini e mi sembrava giusto fargli questo omaggio. Lui ha legato la sua storia al Carnevale di Viareggio, perché ha avuto 3 collaborazioni importanti con i carristi. I carristi hanno fatto dei particolari per le scenografie dei suoi film, hanno fatto un particolare Arnaldo Galli per il film I Vitelloni, che io ho rifatto con grande soddisfazione da parte di Arnaldo, che ha visto le fotografie, e quindi ritornerà a questo particolare che era fatto per I Vitelloni. E poi dopo i carristi fecero il manichino semovente di Anita Ekberg per il film Boccaccio 70, e poi alla fine fecero la grande polena del film Il Casanova. E quindi ho cercato appunto anche di fare un omaggio a quei carristi, che erano Arnaldo Galli, Silvano Avanzini e Renato Galli, che all'epoca fecero grande il nome del Carnevale di Viareggio, anche grazie alle collaborazioni con Fellini ma anche con altri grandi maestri. E poi, Davis, le maschere isolate sono famose per il gioco di parole, quindi hai giocato sul titolo. Certo, ho giocato anche sul titolo, perché appunto per mascherare Fellini io ho sfruttato il nome Fellini, l'ho fatto diventare Fellini, quindi ho fatto un Fellini nei panni di un gattone, e quindi sì, si prestava tutto bene, dai, è proprio una molto azzeccata, secondo me. Ci siamo, dai, sono soddisfatto. Bocca al lupo e buona domenica. Grazie anche a voi. Grazie a Davis Serra. Ciao. Grazie. Allora, Daniele, diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità e continuiamo subito dopo alla scoperta di un altro carro. Ci vediamo tra poco. Pochissimo, tra pochissimo. Salutiamo il Carnevale, l'arrivo del Carnevale in tutto il mondo. Importante, bei ragazzi. Evviva il Carnevale! Buon pomeriggio, di nuovo collegati dalla cittadella del Carnevale, salutiamo il pubblico che ci sta seguendo in tutta la Toscana e non solo. Salutiamo tutti i toscani e anche gli altri turisti della nostra Italia, e li aspettiamo ovviamente al Carnevale di Viareggio. Noi ci troviamo a bordo del carro di Fabrizio Galli di prima categoria, la Pace di Cristallo. Si sta lavorando agli ultimi ritocchi, le ultime saldature? Sì, abbiamo l'ultima, diciamo, settimana conclusiva, se Dio vuole, perché siamo parecchio stanchi, e tutto sta procedendo bene, quindi sono soddisfatto di quello che è il risultato del carro. Ovviamente andrà visto in corso, come diciamo noi, è lì che diamo un giudizio un pochino più
preciso sul nostro su quello che abbiamo creato, insomma. La gigantesca colomba è stata montata, è stata issata sul traliccio portante. Sì, è una figura enorme, è lunga 12 metri, ha un'apertura alare di 15 metri, quindi è veramente gigantesca. E ovviamente questa apertura alare, insomma, è stata pensata bene, perché insomma di fronte anche al vento deve fare la sua parte, ecco. È abbastanza azzardata, diciamo, da quel punto di vista lì. Poi c'ha questa, diciamo, postura inconsueta, innovativa, quindi si trova praticamente con le ali a terra, e sopra di lei c'ha Kim Jong-un, quello che è già montato, da qui lo vediamo. Sì, è il dittatore coreano che gli dà il colpo di grazia con la bomba H, insomma. Però oltre a lui ci sono i grandi della terra e tutte le nazioni, diciamo, che sono potenze nucleari, sparano i loro missili contro la colomba, perché anche chi, diciamo, non partecipa attivamente a questa grossa polemica tra soprattutto Trump e Kim Jong-un, però le sue armi nucleari ce l'ha e sono pronte da lanciare, quindi un po' tutti questi paesi minacciano la pace del mondo. In questi giorni si è fatto un gran parlare del famoso telecomando, il bottone rosso che Kim ha detto di avere sulla scrivania, Trump altrettanto, tu l'hai fatto? Sì, noi abbiamo tre bottoni. Addirittura. Abbiamo il bottone più grande, che è quello fisso, diciamo, al carro. Poi c'è il bottone wireless, evoluti. Sì, che ha in mano Kim, ovviamente. E poi, siccome ci sarà un altro Kim, però in veste umana, che sarà, diciamo, parte integrante del finale della scenografia, e non diciamo ancora chi sarà, che avrà il suo bottone luminoso, insomma, con le sue sexy bomb, diciamo, finirà la coreografia. Ecco, questa colomba tra l'altro è stata realizzata in modo particolare, perché avrà un effetto scenico importante. Sì, è stata realizzata in materiali plastici, quindi rimane traslucida, viene attraversata sia dai raggi solari, quindi gli dà, diciamo, un effetto cromatico differente dalla cartapesta, e soprattutto potrà essere sfruttata subito, dal corso notturno di apertura, con effetti all'interno, e quindi dovrebbe essere, penso, molto suggestiva e innovativa da questo punto di vista. Quindi un carro che ha l'attualità più attuale del momento, che ha, diciamo, strutturalmente un'innovazione scenografica e anche tecnica dal punto di vista dei materiali usati. Questo è un po' il nostro lavoro, è la ricerca sempre continua ogni anno di cercare di stupire il pubblico, insomma. E dopo 1000 carri realizzati è sempre più difficile, però vedo che sia io, insomma, ma anche gli altri maestri costruttori portano sempre qualche novità, qualcosa di nuovo, e questa è la bellezza del Carnevale di Viareggio, è ogni anno avere delle novità da proporre al pubblico. Quindi il Carnevale non è, diciamo, uguale a se stesso, ma si rinnova ogni anno, dando emozioni e anche cercando di lasciare il pubblico stupito da questi carri che sono enormi. Sono i più grandi del mondo, sono qualcosa di colossale, noi siamo abituati un po' a farli, insomma, però quando si entra soprattutto all'interno del carro e si osserva le strutture dall'alto, ci si rende conto, insomma, che una buona dose di pazzia c'è nel DNA dei carristi, oltre al fatto di uno studio, di una buona tecnica costruttiva, insomma, quindi non è che si va così, no? Poi ci sono gli ingegneri che in qualche modo ci supportano, però siamo noi che dobbiamo trovare il modo di fare questa struttura. Pensa che la colomba, prima di essere posizionata sul traliccio principale, sì, mi fa il gruista: ma quanto peserà? Ma sarà una tonnellata e mezzo, no?
sicché la presa, la sollevata, era 1,5 tonnellate. Quindi l'esperienza e l'occhio. E questo è successo anche l'anno scorso, quando ho tirato su il cerchio di 14 metri di diametro, ho sbagliato di 50 kg, ma non è che l'avevo pesato, no? Questa è l'esperienza. Professionalità. L'esperienza. E quindi una cosa così enorme che è solo 1,5 tonnellate vuol dire che è fatta con materiali, è stata anche pensata strutturalmente più vicina a un aeroplano, insomma, no? Quindi cercando di tenersi leggeri ma al tempo stesso sicuri e robusti. Bene, grazie a Fabrizio Galli, grazie. Lo lasciamo al suo lavoro e noi ci vediamo sabato prossimo ovviamente per la prima sfilata. E allora noi andiamo a raggiungere un altro amico che è venuto a trovarci, vero Daniele? Sì, Muzio Gianni, presidente del Rione Croce Verde. Aspettiamo anche il grande Giampiero Pucci che scende la scalinata col suo passo geniale, felpato come non mai. Noi raggiungiamo Muzio, usciamo dall'hangar di Fabrizio Galli, eccolo qua con noi Muzio Gianni, siamo in diretta, parliamo di questa novità 2018 di Rione Croce Verde. Parliamo di Maschereide, domenica 28, quindi dopo il primo corso mascherato, riprendete la maschera e venite in Cittadella, dalle 15 alle 19 facciamo tanta musica e tante maschere. Muzio, tanti sacrifici, ma l'importanza di continuare queste feste popolari che poi sono il fulcro del nostro carnevale. Ma è sempre una manifestazione che insieme chiaramente al carnevale è quello delle sfilate dei giganteschi carri mascherati, rimane un'aspettativa per il pubblico sia adulto che anche quello dei più piccoli e delle famiglie. Quindi noi cercheremo sempre di esserci. E naturalmente dobbiamo ringraziare per questo sia la Fondazione Carnevale che l'amministrazione comunale. Muzio, hai fatto un giro alla cittadella, come ti sembrano i lavori del 2018? Mi sembra che siamo abbastanza avanti e c'è tantissima gente, siamo a sette giorni dal carnevale e è una forza, è positivo, e quindi prendete la maschera e venite a Viareggio. Grazie per quello che fai per il carnevale. Grazie a voi. Grazie Gianni Muzio, quindi ricordiamo l'appuntamento della Croce Verde qui alla Cittadella, piazza Burlamacco. Aspetta una cosa importante, Burlamacco! Non ci ascolta. Va recuperato Burlamacco, scusi, venga. Allora Burlamacco, noi ora mandiamo in onda un servizio, c'è anche Ondina, guarda com'è bella, molto più bella Ondina di Burlamacco, lasciamo perdere. Siete venuti con la macchina dall'Inghilterra, no? Dall'Inghilterra. Allora, ora abbiamo un servizio che abbiamo registrato sulla storia della maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio. Lancialo te Alessandro, perché tanto sai cosa abbiamo registrato. E adesso vi lanciamo un servizio per scoprire e capire com'è nata la maschera del Carnevale di Viareggio. Viva l'Inghilterra! Burlamacco è la maschera ideata da Uberto Bonetti nel 1930 e dal 1931 lo abbiamo visto in varie forme e posizioni sul manifesto ufficiale. Ma Burlamacco è una maschera che tutti noi portiamo nel cuore e solo pochi privilegiati hanno l'onore e l'onere di essere Burlamacco durante il carnevale, cioè di vestire i panni di Burlamacco. Noi abbiamo messo insieme un po' la storia dei Burlamacchi interpretati intanto con i fratelli Taddeoli, perché il loro Babbo Angelo è stato uno storico personaggio, uno storico interprete di Burlamacco. Poi Paolo Bonanni, che per quanti anni Paolo? Dieci anni ha vestito i panni di Burlamacco, e poi il Burlamacco attuale Alessandro Servetto. Cominciamo con voi, come si viveva in casa questa esperienza che il vostro babbo faceva? Diciamo che era un'esperienza un po'. Cioè nel periodo del carnevale si aveva questo fascino, no? della maschera di Burlamacco, cioè lui praticamente aveva nel periodo del carnevale tutto il vestito, tutta la roba a casa, no? Il comodino accanto al letto. Sì, no, anche nell'armadio. Tante, sì. Questa, perché... E poi dava il senso dell'importanza, della sacralità che il costume aveva per lui. Venivano a prenderlo con la macchina del comitato e lo portavano al comitato per truccarlo. C'era Bonetti che l'aspettava
per truccarlo e poi andava a fare insomma il corso, tutte le manifestazioni del carnevale. Diciamo che il corso iniziava proprio nei filmati anche di Ambrosini, no? Che il famoso cerchio che è in Piazza Mazzini di carta, no? Che poi praticamente viene sfondato dalla Burlamacco, quello lì è nostro padre, che sfonda il cerchio e di lì andava dalla parte del cerchio dove c'era un cannone, lui sparava questo cannone, sparava i coriandoli, finto cannone e iniziava il corso, cioè il corso cominciava così. Che racconti vi poi portava a casa? Cosa vi diceva? Noi diciamo che abbiamo visto il periodo un po' da piccoli, no? Perché lui ha fatto, ha interpretato la maschera diciamo dal 50 fino al 63-64 credo, e quindi sai i ricordi sono ricordi noi di ragazzi, di fanciulli, quindi abbiamo vissuto un po' così per sentito dire, no? Però ecco un'altra cosa importante sua, che in tutte le manifestazioni ufficiali lui era sempre presente, compreso per esempio il corteggio di via Mazzini, quando prima del corso aperto dalla libecciata, dopo c'erano 4-5 carrozze che per tirare coriandolo, dove sopra c'era Burlamacco e Ondina, quindi c'era lui con Ondina e poi tutti altri personaggi, e questo un po' me lo ricordo, diciamo. Ovviamente a voi ha trasmesso questa passione per il carnevale? Ha trasmesso la passione per il carnevale, sì, in tutti i sensi, in tutti i sensi. Poi anche perché lui è stata anche una figura, oltre del Burlamacco, anche della festa della canzonetta, tempi del Malfatti, per cui in casa nostra è sempre stato pane, carnevale, per cui... Non potevate non portarvela, esatto, dietro questa passione. Abbiamo l'erede perché l'Allegrucci è il nostro cugino, quindi... la tradizione di famiglia con famiglia DNA del carnevale, i coriandoli nel sangue. Eh sì, ci sono sempre. Paolo Bonanni invece ha fatto il Burlamacco per 10 anni. Che decennio è stato? Ma vuoi sapere le date o vuoi sapere l'emozione? 2002-2012 più o meno, è stato forse il periodo più bello della mia vita, perché oltre a ricevere, cioè oltre a dare io quello che ho potuto anche, voglio dire, come con la mia esperienza anche teatrale eccetera eccetera, è più quello che ho ricevuto, perché l'affetto della gente si sente sulla pelle, e ti posso assicurare che io ho la casa piena ancora di disegni di bambini, di ricordi, di letterine dedicate, di immagini, di fotografie, che sono quelle che poi ti riempiono il cuore, perché veramente nessuno riesce a quantificare l'amore che ha la città e i bambini e i ragazzi e le persone per il Burlamacco. È una cosa incredibile, se non si vive sulla propria pelle non si riesce a descrivere, e forse ora Alessandro se ne rende conto, perché è una delle cose che ho cercato di trasmettergli subito, no? Cioè cerca di capire quanto la gente ti amerà. Nel tuo decennio hai incontrato, hai accolto tantissimi personaggi, quelli che ti ricordi di più, che ti hanno dato più emozioni, che hanno interagito in modo più simpatico e ironico con Burlamacco? Allora devo dire che personaggi ne ho conosciuti tantissimi. Dario Fo è stato uno di quelli che chiaramente mi ha colpito per la sua grandezza in maniera assoluta. Sono stato colpito anche da Gerry Scotti, che è stato un signore, Pier che con cui ha ancora dei rapporti di amicizia, veramente tanti. Ecco, non c'è uno in particolare che mi ricordo con amarezza o perché non è stato, come si può dire, non ha avuto un rapporto buono col carnevale. Sono tutti i personaggi che sono venuti per una ragione o per l'altra, o per il Burlamacco d'oro, o perché ospiti, o perché hanno sempre dimostrato un amore per la manifestazione incredibile. E veramente Paolo, tante trasferte, tante anche occasioni televisive. Certo, ho fatto quella che ti posso raccontare, che mi è piaciuta tantissimo, che un giorno mi mandarono in Rai, partì da solo perché Ondina non poteva venire, dovevo fare un'intervista a Roma, non so per cosa, mi aspettavano alla stazione con un cartello con scritto Dottor Bonanni, e gli dissi: guarda, io sono nemmeno un infermiere, però vengo lo stesso. Mi montarono su una macchina insieme a il direttore
l'amministratore delegato della Carpigiani, macchine del gelato famose in Italia, e Luca Cordero di Montezemolo. Quindi mi ritrovai in macchina con questi due personaggi altisonanti, ci portarono in Rai e facemmo una puntata di un'ora e mezza, tre blocchi di mezz'ora con Gigliola Cinquetti per il resto del mondo, perché era Rai Sat che andava nel resto del mondo, sulle eccellenze italiane. E quindi quando mi dissero le eccellenze italiane, gelato, Ferrari, Carnevale di Viareggio, cioè in quel momento lì mi vennero brividi alti un metro e feci la mia puntata con Gigliola Cinquetti, che fu vista, il regista ci comunicò dopo, da 150 milioni di spettatori, quindi quanto una finale di Coppa. Insomma, ricordo sicuramente un'esperienza che bellissimo. Ti porti nel cuore e che ha contribuito a far crescere ancora di più la fama del Carnevale di Viareggio. Adesso l'erede è lui. E come ti senti nel vestire i panni di Burlamacco? Beh, ormai è diventato il mio vestito, anzi provo emozioni differenti quando poi sono vestito normalmente che vado al lavoro. Ormai i primi anni era un'emozione quando ti vedevano, cioè ormai praticamente vivo da Burlamacco. Quindi il trucco lo fai da solo? Il trucco lo faccio da solo, che ho ripreso comunque il trucco che era quello disegnato poi da Bonetti, quello che si trova sulla statua ufficiale che è in Piazza Mazzini. Comunque è il trucco di Burlamacco. L'esperienza più bella che hai fatto indossando i panni di Burlamacco? Sono tantissime le esperienze belle e sicuramente l'anno che mi ricordo di più è il primo anno, perché emozioni nuove e trasmesse. Poi c'era Paolo Bonanni che mi diceva poi quello che dovevo fare, come mi devo comportare, però era un'esperienza nuova. Comunque tutti ti accoglievano e tu ti sentivi quasi un VIP, perché arrivavi e eri l'ospite di quel momento, e quindi un'esperienza bella. Accanto a te ci sono state due ondine, una bionda e una mora. Sì, le veline, le due ondine veline, bionda e mora. E ovviamente con loro uno splendido rapporto di amicizia che va oltre il costume di Burlamacco. Quello certo, anche perché poi hanno avuto anche nel rappresentare Ondina due modi completamente differenti, con la Susi, Assunta Cinquini, ovviamente partendo insieme, sono tutte quelle esperienze nuove che fa insieme e rimane un pochino più attaccato alla persona. Con la Rosa ormai ero già due anni che facevo Burlamacco, quindi sapevo bene o male quello che era il lavoro e quello che dovevi poi dare, e quindi ho insegnato a lei queste cose, però splendido rapporto anche con lei. Evviva, evviva il Carnevale! Diretta su Noi TV. Salutiamo tutti gli amici della Toscana che ci stanno seguendo. Siamo davanti al prototipo, diciamo, al modellino di Noi di No to No, la prima categoria di Massimo Breschi. Andrea fa vedere il movimento di questo Pulcinella, che sarà il protagonista della prima categoria di Massimo, contro le barriere architettoniche. Sì, Daniele, perché i carri del Carnevale non sono mai banali nei loro temi, ma servono per lanciare dei messaggi importanti. Abbiamo visto prima il carro di Fabrizio Galli che ci parla della situazione internazionale. Questa costruzione di Massimo Breschi invece ci parla del problema delle barriere architettoniche. È la prima volta che un tema del genere viene affrontato da un carro di Carnevale. È stato scelto. Attenzione, caro Andrea, è il momento della pubblicità. Ah, pubblicità, della pubblicità. Pubblicità. Reclam. Evviva, evviva il Carnevale! Torniamo in diretta. I piedi di Andrea e di Daniele sono fondamentali. Alle nostre spalle i ragazzi di Massimo Breschi stanno provando la coreografia, ma noi siamo vicino a un altro grande mago della cartapesta, Roberto Vannucci. Ora vedi, in questo momento stanno inquadrando la coreografia. Non è la mia coreografia. Appunto, è un attimo, è lì. Il bello è questo, oggi c'è talmente tanta gente, qualsiasi coreografia che ha anche un collega che lo fa, coinvolge tutti. Questo è il Carnevale, coinvolgimento degli spettatori davanti a qualsiasi carro, che sia il mio o un altro, questo è il bello del Carnevale. Roberto, ci siamo, manca davvero poco, soddisfatto del lavoro? Ma sai, io, senti, la mia famiglia ha 80 anni che siamo presenti, fra le altre cose è sempre in prima categoria. Io sono sempre soddisfatto, che venga bello e brutto, perché è un piacere lavorare per il Carnevale di Viareggio, è un piacere lavorare per la gente, perché in fondo io lavoro per la gente, quindi sono sempre soddisfatto di quello che faccio. Ci siamo già incontrati, questo è Contrarovescia in diretta, l'ultima puntata abbiamo fatto
già uno sketch meraviglioso, ti ricordi, insieme? Come vedete sono finalmente uscito dalla galera, mi hanno liberato, e il buon Maffè mi portava tutti i giorni gli aranci, guardate cose, devo dire che non so dove le comprate. Erano buoni? Mica tanto, insomma, no, ecco, vedi, erano un po' scaduti, lo sapevo, e questa prima o poi te la farò ripagare, perché lo sapevo. Insieme agli altri carcerati abbiamo fatto delle belle spremute, però insomma voglio dire, no, ora sono fuori. Va tutto bene, stiamo ormai completando il carro, manca poco, siamo pronti per sabato prossimo. Un'altra edizione del Canale di Viareggio, ancora una volta da tanta gente che viene questa domenica, ieri, l'altro weekend, la dimostrazione che l'amore per questa manifestazione è immenso. Ma sì, ma io vorrei sapere chi è che dice sempre tutti gli anni che il carnevale è morto, che a Viareggio non ci viene più nessuno. Non è vero, il carnevale è vivo, la gente vuole divertirsi, ha voglia anche di vedere cari magari con temi più forti, ma veramente c'è un grande entusiasmo, io lo vedo tutti i giorni, lo vediamo in queste ultime domeniche, poi c'è veramente il mondo qua, e questo vuol dire che se la gente viene è perché ha interesse a venire, se no andrebbe da altre parti. La ringrazio, maestro. Prego. Senti maestro, ma parliamo del tuo carro, vediamo questi giganteschi portoni con delle figure che si affacciano sopra e dietro intravediamo delle braccia umane, un busto umano. Eh sì, perché questo carro, il titolo è In un mondo che prigioniero è, e rappresenta un po' la libertà. Pensate che soltanto neanche un mese fa l'Italia ha approvato la legge contro le torture, quindi è un tema di un'attualità spaventosa. Progettando questo carro ho notato che l'80% dei paesi mondiali tuttora fanno torture. Le torture non sono soltanto quelle dei dittatori, ma sono anche quelle della polizia, sono sul luogo di lavoro. E quindi ho voluto fare un tema molto forte, spettacolare, perché questi portoni a un certo punto verranno giù e ci sarà questa figura sofferente che si alza, andrà a 18 metri di altezza, cercherà di liberarsi, ma purtroppo ricadrà, perché purtroppo la libertà per tanti esseri umani non è ancora libera come si pensa. Grazie Roberto. Andrea, abbiamo un ospite, un'amica, un ospite importante, Valentina Lottini, che è la coreografa della prima categoria di Roberto. Raccontaci un po' come sta andando il lavoro. Benissimo, bellissimo, le maschere sono carichissime, ma la cosa più bella è che ci divertiamo tantissimo, quindi sarà un carnevale super. E poi parliamo anche del lato musicale, perché partecipi anche quest'anno al Festival del Burlamacco per diventare, facciamo gli scongiuri, canzone ufficiale. Speriamo. Giovedì 25 al Politeama la nostra canzone Abbracciami Viareggio, quindi forza, facciamo tutti il tifo per noi, abbracciamoci tutti insieme e speriamo vada bene. Oltre alla canzone del Festival di Burlamacco ci sarà anche la colonna sonora per il carro di Roberto, che si chiamerà Prigioniero Web. Grazie Valentina. Grazie a voi, ciao a tutti. Continuiamo Andrea. Valentina ha colto l'occasione per raccontarci e ricordarci l'appuntamento del 12° Festival di Burlamacco, in programma giovedì 25, al termine del quale ci sarà la proclamazione della canzone ufficiale del Carnevale Reggio 2018, si svolgerà al Teatro Politeama a partire dalle 21:15. Raggiungiamo un'altra costruzione in questa piazza davvero gremita di gente. Andiamo a scoprire la costruzione qui davanti a noi, ed è quella dei Le Bigre, dove tra l'altro si stanno facendo le prove delle coreografie, e quindi abbiamo anche la possibilità di dare una sbirciatina a quelle che saranno le coreografie che ci attenderanno. Coreografie, una parentesi importante: quest'anno chiunque acquisterà il biglietto d'ingresso al carnevale, sia il biglietto cumulativo che il biglietto ordinario, cioè il giornaliero, si troverà sul tagliando un gratta e vota. Grattando si scopre un codice. No, è un gratta e vota. Non si vince più niente. No. Io ero abituato che si vinceva in questa trasmissione. Su questa trasmissione, in fatto di premi, ci sarà dopo la consegna dei premi ai vincitori del nostro Burla Quiz, che è davvero divertito. È stato tutti. Bellissimo. E poi mi hanno detto che sono stati fondamentali i miei aiuti. Tantissimo. Sono stati importantissimi. Io ero quello un po' più severo, che voleva invece nessun aiutino, ma tu ovviamente sei riuscito a dare una mano a chi ha partecipato al quiz. Dopo li premiamo. Sono 16 vincitori, dopo li premiamo con materiale interessante relativo al carnevale. E c'è il premio anche per me.
C'è il premio anche per te. Oh no. Boh, vediamo. Vabbè. A sorpresa. Volevo. Però mi ha fatto partecipare. No, te non potevi. Sei uno degli organizzatori del Bulla Quiz, quindi non potevi. La coreografia. Facciamo un passo indietro. C'è il cane. È in attesa di costume anche lui, sì, ovviamente. Fa la coreografia. Allora, dicevo, un passo indietro perché nei biglietti del carnevale ci sarà il gratta e vota. Si gratta, si scopre un codice e con questo codice ci si collega al sito del carnevale, ci si registra come in tutti i concorsi online, ci si registra, si inserisce il codice e si può votare la coreografia migliore, scegliendo quella che più ci piace tra quelle proposte dai carri di prima categoria e dai carri di seconda categoria. Dopodiché si potrà votare dal 29 di gennaio fino al 25 di febbraio e poi il vincitore verrà svelato soltanto al momento della cerimonia di premiazione finito il carnevale, quando ci ritroveremo qui con i vincitori e una grande festa finale. Ancora il sole che splenderà color senza del dubbio, miele, senza dubbio. Come allora, oggi. Qui vediamo la coreografia del carro del Gile Pigre, vediamo se riusciamo a entrare dentro l'hangar. Proviamo. Sbicciatina Proxima Ventura, la prima categoria della compagnia del carnevale di Le Big Roger. Intanto invito anche un nostro Manuel Santini, perché lo invitiamo? Perché lui quest'anno propone la canzonetta. È vero, propone la canzonetta e quindi Manuel, anticipaci qualcosa, dai. Allora, il titolo è Non aprite quella nicchia. E andrà in scena il 3 febbraio all'Auditorium Caruso alle 21.15 circa. Sarà una canzonetta totalmente innovativa e di rottura rispetto alla tradizione. Sarà una canzonetta a sketch che però ha un filo conduttore, quindi nel senso una via di mezzo tra le formule riprese, la storia e lo sketch. Esatto, riprese negli anni dai Casani e i Malfatti che hanno fatto la storia della canzonetta. Noi l'abbiamo reinventata e quindi il nostro gruppo, il Cantiere Teatro Viareggio, inizia quest'anno con questo spettacolo totalmente nuovo. Quindi vi invito a prendere i biglietti che sono ancora in prevendita presso l'Osteria di Burlamacco e oppure venirci a vedere direttamente il 3 febbraio all'Auditorium Caruso, che ci sarà da ridere dall'inizio alla fine. Manuel, parliamo un po' anche di te come artista, perché sei un artista tutto tondo, hai fatto tutto dentro il carnevale, dai, quasi tutto, e quest'anno ancora una volta sei protagonista anche per la canzone ufficiale del Festival Burlamacco. Sì, è un grandissimo piacere anche quest'anno far parte della gara e con una canzone nuova e che è totalmente diversa da quella dello scorso anno, che ha così colpito tanto. Ricordiamo secondo posto l'anno sì, scorso. E premio Ghilarducci per il miglior testo, che quindi è stata una soddisfazione enorme e doppia. E quindi essere in gara con tanti amici è sempre una soddisfazione grande, quindi lo faccio con veramente tutto il cuore. Grazie Manuel, grazie per quello che fai per il carnevale. Grazie, ciao, ciao. Grazie Manuel. Allora andiamo dentro l'hangar dei Le Bigre. Proxima Ventura è il titolo della costruzione di prima categoria che da sabato prossimo vedremo sfilare sui viali a mare. Eccola qua, questa gigantesca nave fantascientifica, una nave di speranza verso un futuro migliore. Sì, un carro che, come ci spiegava anche Corinne Roger quando abbiamo parlato con lei nella nostra puntata dedicata a questa costruzione, è un viaggio, un sogno verso un mondo diverso, perché poi comunque il sognare, la libertà, i valori puri sono fondamentali. Quindi questa nave va a cercare anche, diciamo, un paese, un pianeta, diciamo, diverso, dove l'uomo possa sognare liberamente e vivere in modo diverso da come vive la società di oggi. Abbiamo anche queste due figure. Ecco, sul proscenio del carro si trovano queste due figure, tra l'altro completamente movimentate. Esatto. Noi si intravedono le giunture, quindi ancora i meccanismi ancora scoperti, poi verranno coperti, che ci fanno però intravedere una grande meccanica che sta all'interno dei carri. Sì, infatti ci diceva anche Sebastian Libig che quest'anno si è cercato anche tanta innovazione dal punto di vista di movimenti su questa costruzione, molti movimenti elettronici. Lui, ti ricordi, ci fece vedere il movimento di questo uccello particolare, no? Che è sul retro del carro. Bene, bene. Allora salutiamo i collaboratori dei Le Bigre e Roger. Lui è un bel ragazzo.
Grazie Virginie, grazie Fondazione del Carnevale, bacio. Ale, bacio anche in diretta. E allora continuiamo la nostra passeggiata. Guarda quanto si è riempita Piazza Burlamacco. Piena Piazza Burlamacco, è meravigliosa sotto questo sole, davvero tanta gente. Come la tradizione, la domenica che precede il corso mascherato d'apertura, la cittadella si riempie di tanto pubblico, ma anche la scorsa domenica, se ne parlava prima con Andrea, abbiamo avuto davvero tanto pubblico. Noi continuiamo il nostro viaggio o dobbiamo andare in pubblicità? Ci abbiamo del tempo, allora scavalchiamo qua. Ci abbiamo 6 minuti, scavalchiamo qua e andiamo avanti. Guarda com'è bravo Giampiero nella... Andiamo, passiamo qui, ci siamo chiusi. Siamo rimasti fregati. Allora scavalchiamo, te scavalca, poi ti passo il microfono. Sono momenti di televisione, di alta televisione. Il Mazzi che sembra l'uomo dell'olio cuore, eccolo là. Gli passo il microfono. Scena ignobile, proprio, veramente inguardabile. La nostra agilità ovviamente fa discutere. Allora voglio vedere Giampiero come fa con la telecamera. Che ha detto? Non ho capito. Copertura del nuovo hangar in onda. In onda. Ah, bene, bene. Allora stiamo vedendo delle immagini relative al nuovo hangar, l'hangar 16, mentre intanto Giampiero scavalca e così vi risparmiamo queste scene veramente incredibili. Allora, l'hangar numero 16 è l'hangar L'Espace Gilbert, l'hangar dove i mascheroni riescono a vivere un altro anno in più. Noi andiamo contro la legge dell'effimero, ovvero Daniele, che vuole che alla fine del carnevale i mascheroni cessino di vivere, invece noi allunghiamo la loro vita e li ospitiamo nell'hangar numero... nell'hangar 16. Gli allunghiamo la vita. Che cosa c'è nell'hangar 16? C'è la gigante ballerina delle Bigre e Roger, che vinse il primo premio nel 2004 come scultura permanente. Esatto. Tutto intorno l'allestimento diviso per temi: satira politica, fantascienza, burocrazia, spazio per bambini e cinema. Poi cambieranno alla fine del carnevale perché ospiteranno i pezzi migliori delle costruzioni che sono pronte per sfilare. Quindi l'hangar Le Bigre è un hangar all'Espace Gilbert dedicato a tutti. Come mai lei dà sempre le spalle a quel ragazzo là? Lo guardi ogni tanto. C'è la copertura. Beata copertura. Allora raggiungiamo questo carro di prima categoria, Jacopo Allegrucci. Prima categoria di Jacopo Allegrucci, vediamo se Jacopo è in zona. Andiamo a cercare Jacopo. Qua il passaggio per fortuna è più semplice. Lo vedo là, Jacopo Allegrucci? Può venire Jacopo Allegrucci? È lassù. Siamo in diretta, venga! Intanto che... Tanto, mentre Jacopo ci raggiunge... Esatto. Una costruzione che se la prende con le fake news. Se la prende con le fake news, cioè una costruzione che prende di mira le notizie false, le notizie gonfiate, la stampa, insomma, che corre dietro a queste notizie false. Ed è prego, buon lavoro. Intanto si continua a lavorare, ovviamente. Qui c'è il modellino del carro, vedete? C'è il gigantesco pifferaio magico, che è l'autore delle fake news, e poi i topolini davanti, che siamo noi popolo che seguiamo le false notizie. Ha studiato. È ufficio stampa Fondazione Carnevale, non è mica una cosa da poco. È preparatissimo. Ha studiato tantissimo. Jacopo, ci siamo, mancano pochissimi giorni, siamo quasi alla conclusione. Diciamo di sì. Mancano gli ultimi bilanciamenti dei movimenti, un po' di rifinitura e ci siamo, dai. Soddisfatto? Sì, sono contento perché comunque è stato un lavoro complicato, siamo partiti proprio da 0-0-0. La prima esperienza in prima categoria comunque è stata importante, è stata forte sia per me che per tutta la mia squadra, perché comunque è stato un impegno grosso e niente, arrivare alla fine fa sempre piacere. Ma la stampa quante bugie dice? Ma secondo me abbastanza, tantine. Tantine? Tantine. È di lì che mi è venuta l'idea sentendo anche... oltre alla stampa, vedendo anche telegiornali, è che sempre la stessa notizia cambia da un telegiornale all'altro. E sicché proprio il mio pensiero è stato questo, no? Nel senso,
i poteri forti, bene o male, hanno in mano l'informazione, fanno dire quello che vogliono e noi come topi andiamo dietro la notizia come se fosse spifferata da un pifferaio magico. La ringrazio. Grazie a voi. Ed eccolo, la testa del pifferaio è qui pronta per essere poi collocata nella sua posizione, mentre laggiù in fondo, grazie Jacopo, vediamo un'altra maschera isolata, è quella di Michelangelo Francesconi, satira politica, siamo vicini alle elezioni e ci sono il brutto, il buono, il brutto e il cattivo, citazione cinematografica per questa maschera isolata che propone i tre leader che si... il brutto è Grillo, il cattivo è Salvini. Tutti siete pronti per l'agone elettorale, ma pronti anche per il carnevale di Viareggio. Esatto. Allora, questa è pronta? Sì, finita. Come... manca qualche minuto, c'è la pubblicità. La possiamo anche mandare. La mandiamo, aspettiamo, parliamo un po'. Mazzi, lei è contento di questo carnevale 2018? Decisamente sì. Cosa farà la domenica lei? Secondo lei lavorerò, no. Ovviamente. Ma che fa? Fa delle dirette? Faremo anche delle dirette su Facebook, sulla pagina Facebook del Carnevale di Viareggio. Seguiteci perché è una pagina che sta andando veramente molto bene, il pubblico l'apprezza e durante il Carnevale, già dalla mattina all'uscita dei carri, noi vi racconteremo collegandoci in diretta quello che succede. Bravo, pubblicità. Ci vediamo dopo. Dopo. Evviva! Torniamo in diretta su Noi TV, salutiamo ancora una volta tutti gli amici della Toscana che ci stanno seguendo. Abbiamo visto prima il buono, il brutto e il cattivo, adesso abbiamo con noi Michelangelo Francesconi, il costruttore. Michelangelo, un ottimo lavoro, siamo arrivati alla fine, un'analisi su quello che hai realizzato. Allora sì, innanzitutto ciao a tutti e niente, quest'anno io sono molto soddisfatto perché ho fatto una struttura in legno che è diverso un po' da quello che facevo in questi ultimi anni e sinceramente ho lavorato proprio bene, a lavorare poco al giorno, tutti i giorni, piano piano, è venuta proprio come la volevo fare io, quindi sono contento. Poi in senso mi sembra sia decisamente attuale perché le elezioni le hanno addirittura anticipate a marzo. Quindi ci siamo, ci siamo. Il tema è freschissimo. È abbastanza fresco, sì, e niente, io spero che di regalare un sorriso alla gente che viene al carnevale, perché poi in realtà la situazione politica è un po'... bisognerebbe prendere più seriamente, però speriamo di riuscire a regalare un sorriso a chi viene a Viareggio sabato prossimo. Michelangelo, da tanti anni sei all'interno del Carnevale, un'idea su quello che hai visto quest'anno, in generale, come lavori, come prestazioni da parte di voi maestri? Ma innanzitutto, secondo me, quest'anno i carri sono tutti belli. Cioè, io non trovo un carro che non mi garba. Poi, nel senso, qui dell'ambiente vedo che comunque ci sono tutti nei tempi, la situazione, sono tutti tranquilli, non c'è agitazione, c'è proprio un ambiente di serenità. Quindi, sinceramente, fa piacere anche vedere che gli altri lavorano serenamente e anche noi abbiamo lavorato serenamente, quindi fa piacere, ecco. Grazie Michelangelo. Grazie a voi. Buon lavoro. Anche a voi. Riprendiamo la nostra passeggiata, Daniele, andiamo... Jacopo alle Croce. Salutiamo di nuovo Jacopo, salutiamo la squadra. Salutiamo la squadra che lavora con Jacopo. Questa è la testa del pifferaio che verrà montata e che vedremo sabato prossimo in cima alla costruzione davanti a questa moltitudine di topolini. Si muoveranno tutti, avranno movimenti diversi l'uno dall'altro. Veramente un gran lavoro. Un gran lavoro da parte di molto Jacopo, innovativo anche per quanto riguarda il proscenio del carro, esatto. Tant'è che il trattore... proprio per rappresentare ancora meglio questa strada invasa dai topini, il trattore sarà collegato alle spalle della costruzione. Sarà sul retro. E qui davanti c'è il joystick. Vediamo se il nostro Giampiero riesce a inquadrarlo. Il joystick che serviva. No, non lo possiamo accendere ora. Possiamo portare il carro in passeggiata. Andiamo, facciamo un corso così estemporaneo. Sì. Andiamo a raggiungere un altro hangar. Andiamo a raggiungere l'hangar dei fratelli Cinquini, vieni Daniele, eccomi. L'hangar dei fratelli Cinquini, dove si stanno facendo anche in questo caso gli ultimi ritocchi in vista del debutto di sabato prossimo, corso mascherato serale di apertura. Eccolo qua, il carro praticamente ultimato, si intitola Papaveri Rossi e c'è questa moltitudine di papaveri, simbolo
dei caduti della guerra. È una tradizione del mondo anglosassone di rappresentare i caduti in guerra con i papaveri rossi. Esatto. La costruzione infatti vuole ricordarci 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, e il mostro della guerra è un mostro però ancora attuale. Ancora attuale, che poi cambierà volto, perché ora in questo momento potete vedere la morte, no? Davanti a noi, poi esatto. Che scherza con questo naso da pagliaccio, ma poi ci saranno tutti i dittatori della storia della terra che andranno... Tutti i personaggi che hanno nei millenni hanno causato guerre. C'è Hitler... Mussolini, Hitler, Stalin, ci sono tutti i personaggi. Tutti i dittatori della storia mondiale. E in mezzo a questa moltitudine di papaveri rossi che si apriranno e poi faranno uscire sul davanti questo carretto di morte. Eh sì, questo carretto di morte che uscirà dai papaveri, un carro davvero, davvero interessante. Secondo me poi questi papaveri saranno meravigliosi, Andrea, sotto il sole di Via del Mare, ma anche sotto le luci artificiali, perché ricordiamo quest'anno avremo ben 3 corsi notturna. Esatto, ricordiamo le date. Allora, sabato prossimo, lo ricordiamo per il pubblico che ci segue dalla Toscana, sabato prossimo 27 gennaio corso mascherato serale di apertura a partire dalle ore 16, il cerimoniale di apertura, l'alzabandiera e poi il triplice colpo di cannone che darà il via alla sfilata. Una sfilata lunga, bella, emozionante, sarà il debutto dei carri, una sfilata in notturna che si concluderà con lo spettacolo piromusicale firmato dalla ditta Morzani di Rieti. Spettacolo pirotecnico, fuochi artificiali coreografati con colonne sonore davvero emozionanti. Poi secondo corso mascherato domenica 4 febbraio inizio ore 15, terzo corso mascherato domenica 11 febbraio inizio ore 15, poi si arriva al martedì grasso, che sarà in notturna anche questo, inizierà alle ore 17, 13 febbraio, e poi l'ultimo grande corso mascherato sabato 17 di febbraio, inizia alle ore 17, al termine i verdetti che i viareggini attendono sempre con tanta, tanta ansia per quanto riguarda le classifiche della prima categoria, della seconda categoria, mascherate in gruppo e maschere isolate, e poi lo spettacolo pirotecnico di chiusura che darà la rivederci al Carnevale 2019, Andrea. Esatto, 19 e 20, le date sono già state ufficializzate. Tra l'altro una notizia, domani a New York negli Store Italy ci sarà una presentazione del Carnevale. I due store di New York di Italy e quello di Chicago saranno addobbati a festa con delle gigantografie e con una scultura di Burlamacco che accoglierà i visitatori. Ci sarà domani una presentazione, una sorta di conferenza di presentazione ai tour operator per presentare non solo le date del 2018 che è imminente, ma soprattutto le date del 2019 e del 2020. La promozione del Carnevale inizia già 2 anni prima. Perché bisogna cominciare sicuramente prima, perché è importante cominciare a lavorare sui futuri Carnevali, quello del 2019 e quello del 2020. Vuoi dire le date? Certo, l'abbiamo qui. Allora, il 19 sono in programma sabato 9, domenica 17, sabato 23 febbraio, domenica 3 e martedì 5 di marzo. Nel 2020, che io e il Mazzi cominciamo a essere vecchiotti, sabato... Parla per te. No, vabbè, diciamo in generale, perché comunque gli anni passano e anche il Mazzi mi imbianca. Sabato 1 febbraio, domenica 9 febbraio, sabato 15 febbraio, domenica 23 febbraio e chiusura martedì grasso 25 febbraio 2020. Io mi ricordo quando eravamo piccolini che il Mazzi mi diceva... Nel 2000 avremo, è già il 2020. Ma... Hai visto come passa il tempo? Oh, però invece, sempre in fatto di promozione, ieri un altro interessante appuntamento al Vittorale degli Italiani, a Gardone Riviera, sul lago di Garda, c'è stata una interessante presentazione dell'auditorium dal titolo Sacro e Profano. Praticamente l'artista, autore del manifesto... 10 minuti, andiamo velocissimi. L'artista... 10 minuti e poi bisogna andare via. L'artista, autore del manifesto del Carnevale di Viareggio 2018, Renato Missaglia. Sì, mi stai facendo ammattire. No, non ce la fai. Renato Missaglia è stato protagonista di una interessante conferenza. Lui praticamente realizzerà le scenografie per un'opera lirica che servirà per celebrare i 600 anni della cupola del Brunelleschi a Firenze. Allora, al Vittoriale è stato presentato quel progetto, ma è stato presentato anche il manifesto ufficiale del Carnevale, e il titolo della conferenza è stata Sacro e Profano. Non far ammattire il buon
il buon operatore, il nostro Gian Michele. Fra me e lei, chi è il sacro, chi è il profano? Me lo dica, me lo dica. Il profano siete te. Io sono profano. Io sono il sacro? Lei ma è sacro di che? Ma sacro di che? Lui è sacro. Ragazzo sacro. Che volevo dire, no, parliamo anche di domenica 28 gennaio però. Certo. Perché è un'altra domenica importante, verrà consegnato il Burlamacco d'oro la mattina. Possiamo dire chi? È già uscito. Diciamo, perché lui è l'ufficio stampa, poi dopo mi brontola. Neri Marco Re, grande attore che conosciamo tutti. Mentre invece il premio Ondina d'oro andrà a Vladimir Luxuria. Il 17 di febbraio, esatto. Perché lui pensa che io non si è preparato sulle date, ma... E poi invece sempre domenica 28 gennaio avremo la festa Masquerade qua in, alla piazza Burlamacco, il rione Croce Verde, quindi un weekend veramente spaziale, vorrei dire, un weekend che alla fine saremo stanchi. Un po'. Pochino. Un po', poco. Pochino, ma... Vabbè, ma poi dopo si riparte, c'è il 4, c'è l'11, c'è il 13, c'è il 17, c'è Rioni, c'è Viglioni, c'è... che c'è? C'è la rivista in maschera, Viareggio in maschera. Viareggio in maschera, rivista ufficiale che è lui, direttore, no. Attenzione, no, diciamolo, diciamolo. Uscirà il, la vigilia del secondo corso, quindi come la tradizione, febbraio. 3 febbraio c'è questa bellissima iniziativa che ha voluto la fondazione, che la, sulla copertina ci sarà il manifesto del 68 di Umberto Bonetti, proprio perché sono quest'anno 50 anni, sono dal 50 68 anni e quindi ci sarà una commemorazione. Io so veramente tutto, cioè potrei andare avanti. Siamo delle enciclopedie viventi. Ah, quando vogliamo possiamo chiudere. Allora, vogliamo salutare il nostro pubblico. Mi dispiace perché mi ero divertito. L'appuntamento con Contro la Rovescia è per domenica prossima? No. No, finito, è per il dicembre del 2018. Perché? Perché è finito il Contro la Rovescia, ora comincia il carnevale. Ma lei che fa domenica? Domenica sono qui. E sabato? Al corso, in passeggiata. E io dove vado? Ma secondo me anche lei sarà al corso. Ma a fare cosa? Tante cose. Sono sul palco! Non avevo dubbi. Cosa carne. Vabbè. Salutiamo. Salutiamo. Noi ovviamente vi ringraziamo per averci seguito. Vi diamo appuntamento alle grandi sfilate, ai corsi mascherati che cominciano sabato prossimo, 27 gennaio. E noi ci ritroveremo in tante altre occasioni per raccontarvi il carnevale. Seguiteci ovunque sul sito ufficiale, sulla pagina Facebook, sull'account Instagram e seguite le attività della Fondazione. Posso carnevale. Dire una cosa? Prego. Che così chiudiamo? E ricordate che Viareggio è il carnevale. Saluti Mazzi! Sempre e ovunque. Ciao! All'anno prossimo! Viva Viareggio!